Sono in compagnia di Riccardo Nicoli, che è responsabile del settore tecnici di Agrites, un campo a vetrina molto esteso che, in cui sono state messe a prova, diciamo così, diverse varietà. Quante varietà di cereali in generale sono state seminate in questo campo vetrina? Sì, diciamo che l'area, una delle più importanti dei nostri campi vetrina, è l'area nel cui facciamo dei test varietali di grano tenero, di grano duro e di ordine. In tutto abbiamo circa una trentina di varietà, da quelle ormai più consolidate a quelle che sono un po' più di recente introduzione, quelle che in prospettiva potranno diventare le varietà tra le più seminate nel panorama della nostra zona, il panorama agricolo della nostra zona. Sono suddivise per tipologie, quindi frumenti teneri sono divisi per frumenti di forza, panificabili superiori e panificabili, poi abbiamo grani duri e orti. Gli obiettivi di quest'area in cui vengono testate le varietà è appunto quello di ricercare quelle che sono le migliori varietà per la filiera del gruppo Progeo, no? Che parte quindi dalla possibilità di scegliere insieme anche agli altri partner del gruppo Progeo, con ASE in primis, di scegliere quindi le varietà migliori con le caratteristiche idonee poi dopo per poter essere utilizzate al meglio dall'industria molitoria di Progeo. Ovviamente oltre a queste caratteristiche qualitative c'è anche la ricerca di varietà che siano produttive, no? Perché comunque la produzione è uno di quei parametri che va a influenzare direttamente la PLV aziendale, quindi stessa cosa ovviamente per i grani duri e anche per gli orzi. Quindi a sintesi di queste giornate voi dite: vabbè, abbiamo individuato sulle 30 varietà, abbiamo visto che le risposte produttive sono interessanti per alcune di queste e dopo voi date un suggerimento anche agli agricoltori che poi il prossimo anno probabilmente si orienteranno anche in base a quelle che sono le vostre indicazioni, perché comunque sanno più o meno qual è la produzione, ovviamente il prezzo non si sa, insomma questo è determinato dai mercati. Questo per quel che riguarda i frumenti sia teneri che duri, sì, no? Esatto. Quindi per la panificazione da un lato, ma anche per altri, diciamo, sì, indirizzi che vanno alla industria alimentare. Riguardo invece ad altre essenze che ci sono, gli orzi, quindi questi che tipo di approccio è stato fatto? Identico a quello dei cereali? Ma sì, fondamentalmente un po' più semplificato, qui l'obiettivo è di avere delle varietà che vadano bene per i nostri reali e che siano comunque produttive, partendo da quelli un po' più precoci a quelli un po' più tardivi. Cosa importante, comunque tutte le varietà di orzo, di grano duro e di grano tenero, comunque quelle che vengono individuate come le varietà migliori sia dal punto di vista produttivo che qualitativo rientrano in quelli che sono i contratti di coltivazione di Progeo, quindi sono varietà che una volta che vengono approvate dal gruppo vengono appunto inserite all'interno dei contratti di coltivazione. Successivamente nei campi vetrina cosa troviamo anche? Troviamo anche un'area un po' più tecnica, no? Perché chiaramente l'evoluzione delle tecniche legate all'agronomia e legate anche ai mezzi tecnici in agricoltura ci porta a dover fare delle valutazioni sia per quel che riguarda le densità di impianto, quindi la quantità di seme da utilizzare, che può variare anche da varietà a varietà. Poi abbiamo dal punto di vista nutrizionale delle prove di nutrizione, quindi nutrizione azotata, mettiamo a confronto diverse tipologie di concimi azotati, anche qui con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza dei prodotti che vengono utilizzati poi dall'azienda agricola, massimizzare l'efficienza che vuol dire anche una maggior sostenibilità ambientale e la possibilità di, ottimizzando i mezzi tecnici, di avere comunque una PLV, un ritorno dal punto di vista agronomico, economico da parte dell'azienda agricola. Un'area anche dedicata al biologico, perché comunque in regione la superficie coltivata in biologico comincia ad essere particolarmente importante e, visto come sono un po' le annate dal punto di vista climatico, diventa sempre più importante anche il tema della difesa, quindi difesa dal punto di vista della concia del seme, difesa fogliare, quindi fungicidi che vadano a coprire quello che è tutto l'intero sviluppo della pianta, in modo che la pianta si sviluppi tranquillamente senza che vi siano attacchi di patogeni che vanno a compromettere quella che è produzione e qualità. Alla fine, diciamo, ci sono quelle 5, è corretto dire che quelle 5-6 varietà possono essere, diciamo, quelle che entrano nella rosa
possibile per essere, diciamo, seminate, oppure la gamma si allarga anche a seconda dei tipi di terreno, visto che comunque la regione Emilia Romagna non solo è molto vasta, quindi si devono adattare un po' anche al tipo di terreno, oltre che il clima che è. Sì, quello sicuramente. Intanto noi all'interno di tutte le varietà cerchiamo di utilizzare varietà che possano andare bene in diversi areali, quindi sì, cerchiamo di avere varietà che possono essere coltivate in maniera più estesa possibile sul nostro areale, ma comunque l'evoluzione a livello varietale ci porta comunque a prendere sempre in considerazione nuove varietà, anche perché comunque le esigenze anche da parte dell'industria di trasformazione sono in continua evoluzione, per cui ricerchiamo sempre varietà che, come dicevo prima, cercano di avere un impatto sia dal punto di vista produttivo che qualitativo. Genetica e innovazione varietale corrono molto in fretta, quindi nel giro di pochi anni cambia tantissimo, cambia. Sì, cambiano le varietà, cambiano le tecniche di coltivazione, questo anche per potersi adattare a quelli che sono sempre di più cambiamenti che dal punto di vista climatico avvengono anno dopo anno. Quindi anche qui la ricerca di varietà che resistano meglio a quelli che sono gli input climatici, no? Quindi resistenza agli stress idrici, resistenza anche alle principali stress abiotici. Stessa cosa quindi sia dal punto di vista varietale ma anche dal punto di vista della tecnica di coltivazione. Graziano Salsi, presidente di Progeo, è un appuntamento questo annuale che serve un po' anche per sondare il terreno, no? Un po' anche gli umori degli agricoltori, ma anche per dare risposte tecniche sostanzialmente. E quindi abbiamo visto, insomma, una trentina di varietà che sono state seminate e poi dopo, insomma, si stringe il campo e l'indicazione per il prossimo anno. Progeo è andato incontro alla propria assemblea di bilancio recentemente. Che cosa emerge, quindi un bilancio che ha chiuso, in che modo, Presidente? Dunque, abbiamo fatto l'assemblea generale dei delegati il 25 maggio ultimo scorso, è stata un'assemblea molto partecipata e abbiamo portato i risultati dell'esercizio, che sono stati accolti con soddisfazione. Le vendite sono andate bene sia nella Mangimi che anche nella Molini, vendite per 5 milioni e 200 mila quintali di Mangimi, vendite di farine alimentari per 600 mila quintali, una raccolta di cereali lo scorso anno corrispondente a 1 milione 430 mila quintali, insomma, quindi una gestione, direi, bella attiva, sviluppato un fatturato di 362 milioni di euro e rispetto a questa gestione la cooperativa ha sfiorato quasi 7 milioni di euro di utile. Cose importanti alle quali abbiamo lavorato è stata però anche la destinazione di questo utile, che oltre ai criteri, diciamo, normativi cooperativi, abbiamo proposto all'Assemblea, che hanno colto con favore, un ristorno pari complessivamente a 2 milioni e 200 mila euro che noi andiamo a erogare sia ai soci che hanno comprato i mangimi e sia ai soci che hanno portato cereali, proteici nella cosiddetta gestione a costi e ricavi. Questo utile sarà, ripeto, erogato, a differenza degli anni scorsi che invece portavamo ad aumento della quota sociale. Presidente, siamo, diciamo, ad inizio trebbiatura. Progeo è una cooperativa che comunque abbraccia un areale molto vasto in Emilia Romagna. Ci sono delle strategie o quantomeno degli indirizzi che adesso voi prendete per affrontare l'annata in corso, ma anche le annate che verranno? Sì, questi anni abbiamo sviluppato, proprio dal punto di vista dei volumi e anche dei risultati, anche con investimenti, le nostre attività business aziendali. Mangimi
Molini e Conferimenti. Tuttavia stiamo lavorando a un nuovo piano industriale strategico, cosiddetto a medio termine, perché le cose cambiano, quindi abbiamo visto quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo fatto in questi anni, ci stiamo ponendo il tema delle strategie future a partire dagli scenari che stiamo cercando di fotografare. Stiamo cercando di capire come evolverà la zootecnia con tutto il tema del benessere animale. Stiamo cercando anche di affrontare tema come quello della sostenibilità anche nella produzione dei cereali e dei proteici, e oggi questa è una di queste dimostrazioni, cioè un'occasione in cui agricoltori, concessionari e aziende che lavorano in questo settore, ma soprattutto Rogeo con le proprie controllate, quindi la società SCAM che produce concimi organo minerali in linea con le nuove proposte di sostenibilità, e una società come Agrites che ha al proprio interno tecnici capaci di indirizzare gli agricoltori nel raggiungimento di questi obiettivi, ecco che il nostro lavoro dei prossimi mesi, insomma in autunno, credo che vareremo questo piano e poi cercheremo di applicarlo strada facendo, perché comunque l'obiettivo della cooperativa rimane comunque quello dello sviluppo, della crescita, ma soprattutto di dare delle risposte alla nostra base sociale. Che vuol dire anche in termini ovviamente economici, insomma. Assolutamente sì, assolutamente.